Ecco, nel nostro gruppo si è aggiunto Paolo, gli diamo il benvenuto e parteciperà quindi anche con noi a questo psicodramma. Vorrei fare uno psicodramma su temi che sono legati alla famiglia, per cui quello che io vi chiederei è che uno di voi si alza, disponga le sedie laddove immagini i personaggi di una famiglia, che può essere immaginaria, non necessariamente la propria famiglia. Quindi voi vi alzate tutti, vi mettete un momento sul fondo della sala. Chi vuole presentare questa famiglia mettendo le sedie? Va bene, Francesca, dai, voi state un momentino indietro, così Francesca mette nello spazio le sedie su cui saranno seduti i vari personaggi della famiglia, in base anche alle dinamiche che lei immagina, quindi di vicinanza, di lontananza, di complicità. Ecco, quindi di, man mano che le metti, sì, di chi sono i personaggi che tu immagini seduti sulle sedie. Qui ci può stare una figlia adolescente, qui un fratello, un'altra sorella più grande. Allora, tu scegli adesso per mettere su queste sedie i personaggi della famiglia. Allora. E scegli anche qual è il tuo posto, tu che vuoi qual fare, la madre, la figlia, okay, la sorella. Allora, il padre, lì. La madre, qui. La figlia adolescente in mezzo. In mezzo. Il fratello lì. E io faccio la sorella più grande, 40. Allora, adesso ognuno si comincia a immaginare a cosa suggerisce a ciascuno questa disposizione. Quando ci avete pensato, uno per volta dice il mio problema in questa famiglia e dice quello che desidera dire. Cominciamo da Francesca. Il mio problema in questa famiglia è che non li sopporto più. Il mio problema in questa famiglia è che mi sento un po' vecchia. Il mio problema in questa famiglia è che dormono tutti, voglio rompere qualcosa perché non se ne può più, sono tutti vecchi, tutti. L'unico con cui mi guardano con il faccio è il figlio maschio, con le donne. Il mio problema è mia sorella che conduce una vita dissoluta, strana, e io ho la responsabilità che mi è stata data da mio padre di controllarla. E facciamo come se tu incontrassi i tuoi genitori e fai una specie di reportage di quello che è la sua vita, quello che hai visto, delle sue amicizie, eccetera, eccetera. Allora, fuori tutte le persone, la mamma e il papà si rigirano, tu magari entra e vai da loro e dici quello che desideri. Allora. Ciao. Ciao mamma. Ciao papà. Ciao. Allora, che ci dice? Capirete la mia situazione, la conoscete, io mi sento come un investigatore assoldato da voi e devo vigilare. Ma è nostra figlia. Vabbè, però è nostra mia figlia. Mia sorella. Vabbè, è nostra figlia. Ma tu perché lei tieni che ha una responsabilità così enorme? Non parliamo di astratto. Allora, il problema qual è? Scusate, no, io stavo in un'altra stanza, ho sentito che si parlava di me. Come al solito. No, scusa. Stiamo affrontando un problema, però. Vorrei partecipare, pure parlare di me, e tanto lo sento, Francesca, io stavo sui miei libri, le mie carte, Francesca, mi distraggo pure, qual è il problema che ho fatto adesso? Non lo so. Io posso parlare con tuo fratello? No, io sono nell'altra stanza, se sento nominare, ma ho fatto qualcosa, più mi estraneo più sbaglio. Possiamo parlare tutti con calma? Sì, più mi estraneo più sbaglio. Ma voglio capire. Posso dire la mia? Sentiamo. Allora, tu frequenti una persona che a noi non piace. Sei geloso. Non è che sono geloso, sono fratello fidanzato. Io sono preoccupato, sei mia sorella. Io sono più preoccupata che c'è una persona che non è una persona che intanto è una persona che non, nonostante gli inviti che le abbiamo fatto, non è mai venuto. Non l'abbiamo mai conosciuto. Ma se sei arrivato da poco, è pure imbarazzante per lui subito entrare in un'altra famiglia. No, lui frequenta le ragazzine e va bene, perché lui sta. L'ho visto con la 17enne, mamma. Diventi stronzo. Che schifo!
come la 17enne l'ho visto e non ah, c'era ah, mai. Ah, che palle! Oh, io sono la piccola e voi state lì a parlare, ma che chiunque siete? Ma basta, mamma, guarda, basta, io mi faccio le pere. Allora? Come le pere? Mi faccio le pere. Ma dai, oh, diciamo, poi sale, metti, ciao. No, io adesso sono una cosa, questa famiglia è maschilista. No, no, sono diventata una famiglia maschilista, perché lui decide quali sono i valori e i disvalori, a me questa cosa mi dà fastidio. Mi dà fastidio. Lui è il capo dei valori in questa famiglia. Nessuno gli sta dando questo ruolo. Le sue idee sono valori di sbaglio. No, non gli dà questo ruolo. Io gli ha mai dato questo ruolo. Sto combattendo perché se lo scrolli di dopo. Va bene, adesso ci fermiamo un momento, proviamo a fare il contrario. Tu accusi tuo fratello e tu sei l'accusato. Che delega. Posso parlare? Non so. No, avete sempre potuto parlare, non si fare le vittime. Allora, no, io sono preoccupata, posso dire perché adesso c'è lui, sono preoccupata per mio fratello, perché sta qui, parla anche con solo, va bene. Ci sono, Sì, interagisco anche con te, va bene. Allora, a me la cosa che mi dispiace, che la verità, sei un professionista, sei una persona che ha studiato tutto quanto. Alla tua età io ti vedo frequentare gente troppo giovane, troppo superficiale, cioè si vede che sentimentalmente c'è un blocco evolutivo, non riesce mai con te. Qual è il problema? Sì, adesso lo fai solo, però poi quando vedo che sono, perché viene piantato, viene sempre piantato la sua bambina. Questa bambina che sta piantando io. Sì, però non ti lascia proprio. Tu sai che sta soffrendo per la bambina? E adesso la bambina lo sta piantando, ovviamente per mettersi un ragazzino adolescente, chiaro. Vediamo se c'è qualcuno che desidera fare il doppio di Roberto e rispondere alle accuse che fa Francesca. Si mette dietro e risponde al posto di Roberto, che allora rifai l'accusa. Allora io dico fatti un percorso, cresci sull'affettività. Ti stai ancora qua? No, ci butta un sbaraglio, fai avanti antico ogni tanto. Senti, io credo che stai cercando di sbaragliare. Quando c'era l'uomo, non danno sbaraglio, ci andavate. No, c'avete 40 anni, non cosa, non è questione di moralismo. Oltre al fatto che te un po' più di regole ti servirebbero, visto che... Senti, perché i partiti stai parlando di no, assolutamente non ho detto questo. Ho detto che è caso. Ho detto che è caso, che dovresti in qualche modo... Io vado a cercare la mare. Probabilmente mio fratello mi sta dando no, ho detto altro, ma non sono più che dare la persona, ma che deve la scuola del solito, cioè io mi giuro che lo studio sta comunicando, sto dicendo che se vuoi creare una situazione più stabile, più tranquilla, non è certo che quella persona che ho convisto, che sei parato, che ti può dare delle garanzie, che ha tante problematiche, che ha altre situazioni, che ha dei figli, per cui tu una volta mi hai detto, e questa cosa io non me la sono scordata, che ti dà fastidio che io sono passata per chissà quanti non lei. C'è il dialogo, me ne vado, basta. Comunque è tranquilla, non ti seguirò più, non ti darò più suggerimenti, niente. Fai la tua vita, sei padrona del tuo destino, non venire a piangere su con me poi, Perché l'uomo ha delle libertà, la donna no. Prendi, e quando tu la vedi così la realtà, fai un percorso sul femminismo. Basta, mi ero femminista. Va bene, perfetto. Ora ci mettiamo in gruppo e vediamo le risonanze emotive che ha creato questa situazione. Sentiamo prima chi ha agito. Nel senso che quello è l'età in cui si è veramente già grandini, però ancora si sta in seno alla famiglia a pretendere ruoli, eccetera. L'età dei 40 anni a un certo punto mi è venuto proprio da dire, ma cioè, ma mi avete proprio rotto, cioè nel senso io ho una figlia che urge di presenza mia e quindi voi... già no, permettete quasi nonni, quindi andate. Ma io l'ho trovata molto realistica invece una famiglia così, molto patologica, che c'è stato tanto in Italia oggi di gente che ruota e circuita ancora a 45 anni infognata in dinamiche familiari. Il disagio di... io non ho famiglia e penso che se l'avessi avuta avrei avuto grosse difficoltà a gestirla, perché penso che sia abbastanza debole caratterialmente. Che forse si è visto anche nella scena.
Sì, insomma, anch'io avevo voglia di dire. Allora, sì, non mi sono sentita considerata per niente all'inizio, nel senso che io sono uscita, cioè avevo detto delle cose e il problema se l'ha detto insomma ero io, poi invece ho detto ma per cui proprio non mi sono sentita considerata, per cui a un certo punto ho sentito tutte parole e il padre che uccideva forse e l'assista diciamo anche diciamo prevaricato dalla moglie, una donna esuberante, una donna vitale, energica. La figura di quest'uomo era debole. Quindi era un sostegno al padre. Io appunto Quindi quando sono entrato a sostituire lui, non sono più travolto dallo stato emotivo che ormai già era in atto. E poi ora ci sto pensando, se per caso per tutta questa confusione che c'era non era uno spostamento di un altro problema. Cioè il fatto che una a 40 anni possa avere una compagnia non gradita con il fratello, o che il fratello, cioè più bravo mi sembrava il fratello magari, ma però mi sembrava una richiesta forse di attenzione su altri problemi che non erano queste invece incursioni nella vita dell'altro. Intanto vi ringrazio e chiudiamo, sicuramente ne riparleremo con più calma.